io dico sempre che nei film con la firma di Morricone 50% l'ha fatto la pellicola e 50% l'ha fatto la musica. Una valenza davvero importantissima, praticamente indispensabile. Quei film non sarebbero stati la stessa cosa senza le sue note, ne sono convinto. Che adoro a prescindere dai suoi film e dalla musica cinematografica, adoro anche la musica non cinematografica, ho avuto occasione di conoscerlo, è una persona che ti entra dentro per umiltà ma consapevolezza della sua grandezza. Ne celebriamo un pezzetto della sua musica, faremo una ventina di colonne sonore e sono molto contento di essere in una location così straordinaria ad eseguire il compositore che amo di più. Sono nove, si chiamano appunto le muse, come già ho detto, sono nove muse come le nove muse greche. Sono tutte donne e sono tutte molto brave, si viene da audizioni piuttosto severe, ecco, personale nel mio gruppo. E, diciamo che una musicista femminile apporta qualcosa di diverso alla musica di Morricone. E se ascolterete il concerto stasera, i suoi brani dolci, Malena, C'era una volta l'West, sono eseguiti con quella accento, quella pennellata tutta femminile che è il suono di una musicista, ecco, e non di un uomo che prende in mano un violino. Sono cose un po' difficili da spiegare, ma ascoltando forse si capisce questa dolcezza, ecco, nell'approccio alla musica.